Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo della fattura emessa nei confronti di associazioni riconosciute dal CONI e dell'imposta di bollo. Ci chiediamo, sono esenti da imposta di bollo le fatture emesse nei confronti di un'associazione riconosciuta dal CONI, cioè dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano? E questa è la domanda posta all'Agenzia delle Entrate da una libera professionista con partita IVA in regime forfettario, che si occupa della conduzione di campagne marketing e di altri servizi pubblicitari ed inoltre esercita in maniera continuativa attività nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI. I dubbi della contribuente derivano dalle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2019, che ha esteso l'esenzione dal pagamento alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI. Con risposta del 20 febbraio 2020, numero 67, l'Agenzia delle Entrate ha dato esito negativo, precisando che l'articolo 27 bis dell'allegato B del DPR numero 642 del 1972 prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché anche copie, anche se dichiarati conformi, inoltre estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale come le ONLUS, nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI. Tuttavia, relativamente all'emissione di fattura nei confronti della citata associazione sportiva dilettantistica, l'Agenzia sottolinea che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio deve emettere fattura o, fermo restando la sua responsabilità, assicura che la stessa fattura sia emessa per suo conto dal cessionario o dal committente, ovvero anche da un terzo. Questo perché l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo non si applica alle fatture emesse da forfettari verso tali associazioni. Il professionista sarà quindi tenuto a pagare il bollo da 2 euro sulle fatture, qualora però queste siano di importo superiore a 77,47 euro. La professionista in questione, che quindi ha posto questa domanda all'Agenzia delle Entrate, è quindi il soggetto obbligato all'emissione della fattura anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima e tali fatture emesse sono assoggettate ad imposta di bollo, che è un'imposta di bollo dovuta fin dall'origine, cioè dal momento della formazione del documento. L'Agenzia delle Entrate specifica poi che il soggetto obbligato a porre il contrassegno attestante il pagamento dell'imposta di bollo è colui che spedisce o consegna il documento, che nel caso di specie è proprio la nostra professionista. Quindi, per concludere, diciamo che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è chiara, cioè l'esenzione dall'imposta di bollo si applica solo per quei documenti espressamente richiesti dalle associazioni riconosciute dal CONI e non per quelli emessi per adempiere ad un'obbligazione tributaria. Grazie dell'attenzione.